Marco Polo è stato uno degli italiani più grandi di tutti i tempi. È stato un uomo che nella sua esistenza epica ha costruito ponti tra Occidente e Oriente e ha influenzato per secoli la visione che noi europei e occidentali abbiamo avuto dell'Asia, particolarmente della Cina. Perché quella di Marco Polo, come recita il titolo di questa mostra, non è stato solamente un viaggio fisico attraverso l'antica Via della Seta, ma è stato soprattutto un viaggio culturale, un viaggio di idee, un viaggio di scoperte, un viaggio appunto di conoscenze. Marco Polo ha portato con sé quel bagaglio di conoscenze, contribuendo a modificare la percezione che in Italia e in Europa si aveva dell'impero cinese in un tempo nel quale le distanze erano talmente grandi da poter sembrare incolmabili. Le pagine del Milione, nelle quali Marco Polo racconta la Cina, si sono trasformate in qualcosa di ben più grande di un semplice diario di viaggio. Sono diventate una finestra, un portale verso una cultura che allora in pochi in Europa potevano immaginare. Marco Polo ha tracciato una strada che dall'Italia conduce alla Cina e dalla sua epoca alla nostra. A volte il tragitto è parso più agevole, altre volte è sembrato più in salita, però fin da allora quella strada è rimasta sempre percorribile. E io penso che stia a noi oggi creare insieme le condizioni per mantenerla tale, perché possano continuare a transitare su quel cammino e su quella strada le relazioni economiche, scientifiche e culturali che sono alla base della cooperazione tra le nostre due nazioni. Due civiltà millenarie consapevoli di una doppia missione. Da una parte saper custodire ciò che di straordinario i nostri padri ci hanno consegnato in eredità e dall'altra saper accompagnare quell'eredità e quel patrimonio nel presente e nel futuro, rendendoli così anche premessa e spunto per raggiungere nuovi traguardi. Difendere ciò che siamo è lo strumento più efficace che abbiamo anche per comprendere l'altro, e comprendere l'altro è essenziale per poter meglio affrontare le grandi sfide globali di quest'epoca complessa. La profondità dei nostri rapporti si rispecchia, come diceva il Ministro, nel bassorilievo che abbiamo alle nostre spalle, che è dedicato alla millenaria storia cinese, chiaramente a grandissime linee, perché è una storia molto più lunga e complessa di quello che si può racchiudere in una stanza, però in quel bassorilievo, in quella storia, come ricordava il Ministro, sono raffigurati solamente due stranieri, ed entrambi quegli stranieri sono due italiani. Uno è appunto Marco Polo, l'altro è Matteo Ricci. E se Marco Polo ha fatto conoscere la Cina agli occidentali, Matteo Ricci ha aiutato il popolo cinese ad aprire il proprio orizzonte, a capire l'Europa e l'Occidente.